Ci sono alcuni bambini sul pianeta che ricordano perfettamente la loro vita passata, o almeno dovrebbe essere così dalle storie che raccontano. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguite Infinito Now su Instagram e cominciamo! Numero 1. Sam Taylor. No, non parliamo di quella famosa, ma di un bambino molto speciale che si ricorda perfettamente il suo passato. Quindi la reincarnazione esiste davvero? Il piccoletto aveva cominciato a dire cose veramente strane già all'età di un anno e mezzo, imparando pure a parlare come si deve. Un giorno suo padre stava cambiando il suo pannolino e lui tutto d'un tratto cominciò a raccontare la sua vita passata. Era il nonno di suo padre. Assurdo, vero? Disse: «Mi ricordo quando anche io ti cambiavo i pannolini, eri davvero piccolo». Ma ovviamente cose così sono scontate da dire, allora è entrato più nel dettaglio. Parlò dell'omicidio della sorella del suo bisnonno, cosa che suo padre non gli aveva mai detto, e che la sua bisnonna preparava sempre dei milkshake negli ultimi mesi della loro vita, ogni giorno prima di andarsene per sempre. Cioè, lui ricordava pure di avere una sorella e una moglie, e questo aveva lasciato perplessi i genitori. Numero 2. Ryan. Questo bambino è finito anche su alcuni show televisivi per la lucidità con cui era riuscito a spiegare il suo passato. Aveva incubi e sogni frequenti dall'età di 4 anni e un giorno questi incubi gli avevano fatto capire una cosa: risalivano alla sua vecchia vita passata. Nei sogni ballava in un teatro a Broadway e conosceva sempre un sacco di gente famosa ad Hollywood per la quale lavorava come manager. Ricordava davvero tante cose, per questo sua nonna Cindy decise di portarlo a Hollywood, dove sembrava vivesse anni o secoli fa. Scoprirono così che era Marty Martin, un famoso manager che ha lavorato con grandissime star negli anni 40. Ryan ricordava perfettamente quanti bambini aveva e addirittura che Marty aveva due sorelle, di cui nemmeno la figlia era a conoscenza. Cioè, incredibile, chissà se anche noi eravamo persone famose un tempo. Numero 3. Chanhae Chomalai Wong. Chanhae è un ragazzino che soltanto a 3 anni aveva cominciato a ricordare la sua vita passata. Disse di chiamarsi Bua Kai, no beh, non il combattente di Muay Thai, era un insegnante che un giorno è stato assassinato. Chanhae è thailandese e sembra che anche nella sua vita precedente lo fosse, infatti ricordava perfettamente il luogo in cui era nato, che non era nemmeno troppo lontano da casa sua. Andò quindi con sua nonna a trovare i genitori della sua vecchia vita passata. Trovarono una coppietta di anziani che, senza alcun motivo, lo abbracciarono forte. Forse anche loro avevano capito che era lui, Bua Kai. Comunque sia, l'insegnante era stato colpito da un proiettile che gli era entrato dalla fronte uscendo da dietro la testa e Chanhae aveva dei segni particolari dalla nascita proprio in quei punti. Numero 4. Il caso di PM. In questo caso i media hanno semplicemente chiamato il bambino PM per mantenere la privacy del piccolo. PM era forse il figlio che i suoi genitori avevano perso una volta. Vi spiego meglio. 12 anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano avuto un bambino che però aveva moltissimi problemi, addirittura non ci vedeva dall'occhio sinistro a causa di una malformazione ed era morto per neuroblastoma, un tumore che si sviluppa nei bambini nei primi anni di età. Aveva subito operazioni in 3 punti specifici del corpo, dietro un orecchio, al ginocchio sinistro e all'occhio sinistro da cui non ci vedeva. PM aveva dei segni particolari sin dalla nascita, proprio in quei punti, e virtualmente era cieco dall'occhio sinistro. All'età di 5 anni disse ai suoi genitori che voleva tornare nella vecchia casa dove viveva quando era suo fratello, dicendo anche tante altre cose di cui non doveva nemmeno essere a conoscenza. I genitori, sorpresi, cominciarono a piangere e lo abbracciarono forte perché forse avevano ritrovato il figlio perduto. Numero 5. Ragazzino di 3 anni ricorda il suo omicidio. Un bambino proveniente da Israele di soli 3 anni ricordava perfettamente la sua vita passata, ma non solo. Aveva riconosciuto anche il suo assassino. Infatti è stato ucciso con un'ascia, eppure la zona dove era nascosta l'arma del delitto era nella sua mente. Raccontò di ricordare la zona dove il suo cadavere si trovava dopo l'omicidio e infatti, dopo che aveva indicato la zona, fu davvero ritrovato un corpo. Alla fine aveva anche il nome di questo assassino. Appena lo trovarono però, quest'ultimo non volle ammettere niente, ma impallidì. Impallidì così tanto da diventare quasi bianco. Corse via e di lui se ne persero le tracce. Questo è uno dei casi più incredibili di bambini che ricordano il loro passato. Con questo concludiamo, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguite Infinito Now su Instagram per altre curiosità più o meno curiose. Alla prossima, gente!